Neste encontro dos movimentos eclesiais e novas comunidades no dicastério para os leigos, família e vida, com certeza foi uma oportunidade onde Cardeal Fário, presidente desse dicastério, pôde aprofundar a comunhão dos carismas. Uma comunhão que neste pontificado do Papa Francisco, todos nós somos chamados a uma profunda conversão. Uma conversão a ser uma igreja em saída, a partir dos nossos carismas. E uma conversão também ao coração do Evangelho, à misericórdia. Para assim sermos testemunhas da alegria do Evangelho no coração do mundo de hoje. Especialmente no coração da família e no coração dos jovens. Esta é, com certeza, uma palavra forte de inspiração do Espírito para nós, nos tempos de hoje, em favor da evangelização dos povos. Sono molto contento di aver partecipato oggi a questo incontro, in cui si è parlato anche molto di famiglie, perché ritengo che tutti i membri di una famiglia che hanno una persona con disabilità mentale al suo interno, e quindi non soltanto la persona stessa, ma anche i genitori e i fratelli, potrebbero dare tanto anche a tutte le altre famiglie. Per cui mi piacerebbe tanto che quando si parla di famiglie si coinvolgessero le famiglie con persone con disabilità mentale e le si rendessero motore attivo. Mi piace far parlare le nostre esperienze, i nostri ragazzi, quindi vi racconto brevemente questo aneddoto. C'era un gruppo, una nostra comunità che aveva appena finito di partecipare alla messa, erano tutti usciti, un ragazzo disabile rimane dentro, arriva l'assistente spirituale di questo ragazzo e gli chiede: che cosa stai facendo? Sto pregando. Ah, e che cosa stai dicendo? Io niente, sto ascoltando. Ah, questa è interessante. E che cosa ti sta dicendo? Tu sei il figlio mio prediletto. A quel punto l'assistente ha detto: va bene, io vi lascio, voi due fate con comodo e poi io vi aspetto fuori. Questo per dire il valore aggiunto che può dare un'esperienza. Ho visto un bel film oggi con tante famiglie. La fragilità a volte non viene mostrata come sorgente anche di allegria e di felicità. Si pensa che una situazione fragile in famiglia porti soltanto tristezza e depressione. È vero che la fragilità porta tanti problemi, ma la nostra esperienza a Fedeluce è che la fragilità porta anche tanta gioia e tanta allegria. E quindi spero che questa cosa si riesca a comunicare anche al di fuori del nostro mondo. Sou irmã Cacilda del Movimento Apostólico de Schoenstatt, il Movimento Internazionale, e sto rappresentando la coordinazione internazionale del Movimento in questo incontro con il Cardinal Farrell. Me gustó muchísimo el encuentro. Foi un encontro de comunicación entre los movimientos y de los movimientos con el discatero. Y me alegró muchísimo por todo el tema de la familia y el tema de la juventud, especialmente la comunicación con la juventud, estar junto a la juventud para ayudarla e para que ela nos ajude a encontrar o caminho a Jesus Cristo, o caminho a Maria, o caminho de la comunhão, o caminho de la alegria no Evangelho. Também algo que me gustou muito foi al final que o Cardinal Farrell falou de sua experiência em Estados Unidos com os ancianos. También no podemos olvidar de los ancianos. Es una gran parte de nuestra población en Europa y también en Estados Unidos, donde debemos poner una atención especial a ellos.